18esima festa del cinema di Roma. Prima era mostra del cinema, dall'altro anno diciamo è la festa del cinema. E ci troviamo alla seconda giornata, iniziata il 18, oggi è 19 di ottobre 2023. Andiamo a vedere cosa possiamo fare oggi, quante interviste potrò realizzare. Quindi seguimi, andiamo. Di gente al seguito, ci sei? Ed eccoci con il maestro Lodovico Gasparini, con il quale ho girato tanti anni fa parecchie cose, ma adesso non ricordo più nemmeno io. E non ci siamo persi di vista. Sì. In questo periodo cosa sta facendo? In questo periodo sto preparando un progetto che vorrei girare in Africa, nel Corno d'Africa. Quindi insomma si basa su dei miei viaggi che ho fatto nel corso degli anni, anche dal 77, ma poi ci sono tornato varie volte e quindi sto preparando questo. Sono solo, che scrivo da solo e praticamente dovrei, speriamo, farlo con un produttore che ha già fatto una cosa che è andata molto bene per la televisione, di cui ancora per scaramanzia non dico il nome, L'ultimo lavoro che ha fatto? L'ultimo lavoro è una serie, perché l'ultima miniserie è stato Luisa Spagnoli. L'ultimo lavoro di lunga serialità sono stati due. Uno, proprio c'è ancora Prof con la Pivetti, e poi la Lieva con Guanciale e la Mastronardi. Ecco. E allora stasera qui che cosa farà? No, io stasera qui sono venuto perché devo comprare due libri nella Quindi, biblioteca. A comprare soltanto i libri? Esatto, non ho altre cose. Non anche... altri impegni, diciamo, cinematografici? No. Niente di tutto. Allora, prossimamente con i suoi lavori nuovi? Sì, esatto. Poi se occorre un attore, magari può pensare. Ma lasciami. Adesso lascio il biglietto. Esatto. Io ho fatto su Dante di Pupi Avati ultimamente, ho fatto il papà di Beatrice. Però, ok, allora ci vediamo per il prossimo lavoro. Senz'altro. Ci sentiamo per telefono. Grazie. Grazie a Fernando, lei. Fernando. Ci diamo del tuo, Certo. Grazie, certo. Arrivederci. Arrivederci. Sei tu questo? Sì, sono io. Vai. Anni fa però. Ed eccoci nuovamente con Niccolò Centioni. L'ultima volta ci siamo visti nel 2019. Ti ricordi prima del virus. Questo ragazzo era un ragazzino molto famoso perché ha fatto i Cesaroni, se lo ricordate. Così dicono. Poi la salutiamo nipote, allora. Mia nipote è una sua tua fan. Lei ti dice, ti ha dato lei, io ti ho dato tu. Anche perché gli ho fatto un'intervista molto lunga e che c'ha molte visualizzazioni sul mio canale. E ora vado a rivedere allora, quando ero giovane. Tre anni fa. Ne sono successe. Ero giovane e magro. Magro pure. Ho messo su qualche... Difatti prima... 5-6 kg li ho messi su. Difatti prima, dico, ma è lui o non è lui? La pandemia, le cose, insomma, uno se lascia un po' andare. Allora, in questi tre anni... Poi mi devo rimettere in forma perché ho dei progetti, però non te posso dire quali. No, quello non mi dici, però che hai fatto già in questi tre anni? Ho fatto il Patriarca con Claudio, ho fatto un po' di teatro, qua e là, un po' di eventi modello in giro, pure, no? Magari. No, modello. Ma che sono alto 1,75 m? Vabbè, ma che c'è? I modelli mica sono solo da 2 metri. Non gli date retta, bisogna essere alti per farlo. Allora, i fotomodelli possono fare tutti, i modelli no. No. Purtroppo non può dirci, non può rivelarci, diciamo, le novità. Però c'è qualcosa. C'è qualcosa ci sono di due molto cose. Importante, due cose di molto importante che non le possiamo dire. Quindi. Mi dovete scusare, ma alla prossima intervista, perché non c'è due senza tre, prossimo anno. Al prossimo anno mi prossimo viene a festival cercare, del cinema. Mi viene a cercare. Tanto ci incontriamo sicuramente. A cercare, eh? Ok, grazie, in bocca al lupo. Ciao. Gamba. Ciao. Permette una piccola intervista, Orso Maria? Non so niente. Come non sa niente? Il grande Orso Maria Guerrini. Io non so niente. Con il prode Fernando non dice nulla. Come mai si trova qui alla festa del cinema questa sera? Alla festa del cinema sono venuto a trovare un'amica perché io alla festa del cinema sono 4-5 anni che non passo più, perché passa per più. Il Covid ho fatto naturalmente la. Ha fatto il fioretto. Ero praticamente, come si dice, agli arresti domiciliari. Quindi, autocondannato. E quindi dopo 3-4 anni
è cambiato qualcosa? È cambiato, no? Qualcosa, e quindi lei questa sera è la prima volta che ritorna qui? Dopo il Covid? Dopo il Covid, sì, per cui pensi un po'. E lavori in questo periodo? Cosa sta facendo? Vado domani a doppiare la versione italiana di One Trillion Dollar, che è una serie fatta dai tedeschi in lingua inglese. L'ho già doppiato quel poco che c'era, perché l'hanno presa diretta in inglese. Tedeschi che girano in inglese, abbiamo girato in Toscana, essendo io un vecchio, naturalmente vecchio, notaio toscano. Dovrei andare anche il 17 novembre alla prima mondiale di Berlino, a cui generosamente, gentilmente mi hanno invitato. Questa è l'ultima cosa. E per quanto riguarda la birra, come stiamo? A birra? Là? A birra, come stiamo? Quando faceva lo spot, cioè? Della birra, lo spot della birra. Non ho capito. Non faceva lo spot della birra Peroni una volta? Ah, Peroni, mamma mia. No. Non la nominiamo, non la faccio più da 7 anni. Beh, io ricordo, diciamo, tanto anche quello spot, diciamo, certo. perché era particolare. Diciamo. Non è facile farla anche quella roba lì. Allora, grazie, molto gentile. Grazie a voi, buona serata. Buona serata qui alla festa del cinema. Di Anna Magnani. Arrivederci. Okay, ciao. Buonasera. Della vita tua, un uomo non può vivere se non ha una Ferrari, te lo ricordi? Allora Roberto lo vogliamo convincere Orso Maria Guerrini a ritirare il premio da me? Orso è... Solo Orso, di nome e di fatto. Quindi... Orso non ha bisogno di essere convinto. Orso è Orso, lo devi accettare com'è. È una vita che siamo amici. Signora, sto offrendo un premio cinematografico. Un giorno in scena... A Chevalier ho fatto uno scherzaccio, mi sono scordato 2 pagine di battute, era una scena tutta con lui, dell'importanza di chiamarsi Ernesto, e lui, che è bravissimo, impeccabile sempre, cercava, dicendomi delle cose retrostanti, di riportarmi, e io lo guardavo e dicevo: questo è il pazzo, che gli è successo? Ero io il pazzo! Ero andato avanti 2 pagine così. Che non ricordavi il battuto. Mamma mia! È chiuso il sipario. No. Abbiamo raccontato pure questo aneddoto, diciamo. Questo nanetto. Nanetto. E invece c'era Carlo Simoni quando ti sostituì, che invece andava per i cavoli suoi. Allora io a quel punto, siccome lui non era molto padrone della parte, perché erano pochi giorni che la faceva, allora ho fatto io il pazzo. Per dire, Bono, tu devi fare quello che stabilito devi fare. E quindi esaltavo le battute, andavano un posto all'altro, pensavo lo che fare. Tu sei il cagnolino. Il grande Chevalier l'ha riportato, diciamo, sulla retta via. Anche Carlo è una persona carissima. Ma con Orso che... E quando facevamo Candida, che era poco bello? Me la ricordo di meno. Candida, cioè avevamo quel successo incredibile a Milano, al Nazionale, che avevamo tutto esaurito. È uno spettacolo teatrale? Sì. Ah, non mai, mai sentito. Questa ci è sfuggita, come mai? Questa qua non l'ha detto alla signora, questo spettacolo teatrale, come mai? Candida non ne ho mai parlato, tranne allora quando lo facevo, certo, ma poi non c'erano motivi di raccontarlo. Chi lo voleva vedere ne parlavamo dopo. Poi io... Va bene, io vi lascio perché non voglio disturbare. Ma sta registrando pure? Sì, siamo registrando. Ho registrato, diciamo, l'aneddoti che avete appena raccontato. Bravo. Che avete appena raccontato. Due grandi del doppiaggio e due grandi attori italiani. Ciao a tutti. Ed eccoci nuovamente con il presidente Farinelli, il presidente della Mostra del Cinema di Roma. Anzi, della festa Roma. Perché dall'altro anno si chiama Festa del Cinema di Roma. Allora, l'altro anno è andato benissimo, no? Sì. E che cosa ci può dire di quest'anno? Beh, che siamo le al, novità che ci sono, al secondo esempio. Giorno siamo partiti, siamo felici perché ieri sera il film di apertura è stato un grandissimo successo, un film straordinario, un film che ci fa scoprire Paola Cortellesi non solo come straordinaria interprete, ma anche come regista. Bravissima regista. Quest'anno è un anno con molte registe donne, con molte attrici che sono passate dietro la macchina da presa, penso a Margherita Bui, penso proprio fra poco a Kasia Smutniak, penso a Patricia Arquette, che ci porta un bellissimo film degli Stati Uniti che è Gonzo Girl, ecco, una cosa molto curiosa. E poi più in generale ci sono molte registe donne, domani
È l'anno delle donne allora? Avremo Ginevra, ma più che l'anno delle donne credo che la festa accompagni una trasformazione bella e giusta che è andiamo verso la normalità. Ecco, io ricordo questa immagine dei registi di Hollywood negli anni 50 con una donna e solo registi uomini. Uomini, sì. Adesso credo che stiamo andando verso la normalità e fra qualche anno non ci sarà neanche bisogno di dirlo, guarda, è un figlio di una donna, perché sarà una cosa normale, naturale, come deve essere. Naturale. E quest'anno mi sembra che ci sia un po' più di italiano nella ma festa. Guardi, in realtà ci sono film italiani come negli anni passati. Noi abbiamo ricevuto 260 film, ne abbiamo selezionati 58, che è un po' lo stesso numero di Venezia, che è anche la stessa percentuale di film francesi che sono presenti a Cannes. Beh, è normale che ovviamente ci sia un'attenzione particolare verso il cinema italiano. Qui siamo in Italia, siamo a Roma, siamo nel cuore dell'industria cinematografica e bisogna anche dire che è un momento particolare dell'industria cinematografica, perché abbiamo molti autori, abbiamo un momento di grande capacità creativa e noi abbiamo anche visto molti bellissimi film che erano meritevoli di essere presentati. Poi è una festa molto internazionale, perché presentiamo 163 film provenienti da 28 paesi diversi, quindi c'è tanto mondo, c'è tanta Europa, ma c'è anche tanto mondo. Nonostante lo sciopero, sono anche molti film americani molto molto importante. Stasera c'è la Vedova Clicquot, che è un film, benché sia una storia francese, è un film inglese straordinariamente bello e brillante, che ci fa scoprire l'origine della bevanda con le bollicine. Alle 19:30 mi sembra. Sì, esatto, okay. Esatto. Buon lavoro. Grazie a voi. E buona festa. Salve, salve, salve. Un attimo dal frate Fernando, questo è grave, non viene da me. No, come va? Ecco qua, finalmente. Perché non ti avevo visto. Allora, vai, cosa dimmi. Fai in questo film te? Ciao! No, non scappi, non scappi! Larry, un attimo! Valerio! Ciao! Vuoi venire un attimino? Barbara! Monica! 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 Monica, un attimino qui! Monica!